Eccoci qua in questa domenica. Oggi voglio leggervi un brano tratto dal mio ultimo libro, Lui di Davide, che lo trovate un po' ovunque, anche nelle librerie online, tipo Amazon, Libraccio e quant'altro. Qual è il titolo del capitolo dal quale vi leggo questo pezzettino? Si chiama L'invidia della bellezza. Eh sì, perché il Davide, bello com'è, di invidia ne suscitò parecchia. Aspettate. La bellezza è qualcosa che fa mettere in moto il cervello e mai lascia indifferenti. Non vi parlo della bellezza stereotipata, ma di quella che ci scuote dalla polvere quotidiana, che troppo spesso già annebbia vista e pensieri. Non l'avvenenza dei canoni estetici stabiliti dall'uomo, ma la bellezza universale, quella che non è mai uguale a se stessa e cambia ogni soffio di vento. Dubito che la bellezza salverà il mondo, come scriveva Fyodor Dostoevskij qualche annetto fa, ma quello che è certo è che aiuta a rendere la realtà più sopportabile. Non è costa poco. Non c'è niente di più necessario del bello, soprattutto nei periodi bui, quando si fa fatica a vedere un po' più di chiarore all'orizzonte. La bellezza al Davide è costata assai nel corso dei secoli. Le opere più famose sono sempre sotto i riflettori e suscitano un profondo senso di ammirazione. Chi ha la fortuna di osservarle dal vero? Esiste però un rovescio della medaglia. C'è sempre qualcuno che non desidera altro che rovinarle, deturparle e distruggerle. Nel 1813, in circostanze sconosciute, gli venne staccata una falange dalla mano destra, riparata poi con un'integrazione in marmo realizzata nello stesso anno da Stefano Ricci. Che dire del dito mignolo del piede destro? Ebbene, fu rifatto, ma non una sola di volte, ma ben due, a distanza di pochissimi anni. La prima nel 1843 e poi nel 1851 dal Costoli, adoperando sempre marmo di Carrara. Il Davi ha anche un'integrazione in marmo sul polso, nella mano sinistra, fatta chissà quando e chissà in seguito a quale accadimento, ma mica è finita qua. In tempi più recenti, nel 1991, un folle s'accanì contro il suo piede. Me lo ricordo come se fosse oggi, quel giorno, erano le ore 11:40 del 14 settembre del 1991, quando la sorveglianza riuscì a bloccare un tale che con tutta la forza si era accanito contro il piede sinistro del Davide. Piero Cannata, l'autore dell'insensato gesto, fu colto sul fatto ancora con l'arnese fra le mani. Dichiarò con aria di sufficienza: «L'ho colpito perché me l'ha chiesto la bella del Nanni del Veronese, della serie O Sommatti o non li voglia». Questo è solo un pezzettino. Il libro è Lui, Davide, lo trovate un po' ovunque.